Benvenuto a Ombre in un nuovo episodio su The Legend of Zelda Breath of the Wild, DLC numero 1. In quello precedente abbiamo recuperato insieme il simpatico set Tingle, questo qua da fatina, insomma, che ci permette di correre più velocemente durante la notte. Beh, non soltanto correre, anche camminare, insomma, muoverci più velocemente durante la notte. Eccolo qua, composto da tre pezzi. Devo dire che abbiamo fatto piuttosto presto a trovarli tutti perché mi ero un attimino preparato prima. Comunque ci si poteva arrivare. Mentre oggi potenzialmente andremo a prendere un pezzo ancora più ambito, ancora più interessante, perché parleremo proprio dell'antica maschera, la maschera di Majora. E secondo me sarà ancora più veloce perché qua, beh, l'indizio è assolutamente preciso. Infatti recita: l'antica maschera attende tra le rovine di un luogo dove si radunavano i soldati e da cui si può scorgere il lago di Locum. Quindi abbiamo una locazione precisa. Le altre volte erano un pochettino più così, a sentimento. Vabbè, poi c'era il carcere, quello era piuttosto ovvio, però qua parla proprio del lago di Locum. Quindi, dov'è il lago di Locum? L'ho cercato ed è esattamente qua. Sotto ad Hyrule Centrale, cioè ad Hyrule Centrale in realtà, sotto al castello di Hyrule, nella piana di Hyrule. Eccolo qua. E dice che da queste rovine si può scorgere il lago. Quindi potrebbe essere in realtà o qui, proprio sulla riva, oppure anche in una rovina un pochettino più lontana, magari questa. Beh, scorgere non è detto che per forza deve essere super vicino. Segniamoci queste due location qui, però comunque prima andrei qua. Dai. Abbiamo un sacario abbastanza vicino. Abbastanza vicino. Allora, dopo questa mini sfida qui, dopo questo cimelio qui, credo ci siano rimaste altre due o una mini sfida addirittura. Adesso ci ricontrolliamo, dopodiché iniziamo il DLC numero 2 con la ballata dei campioni. E lì si torna proprio a fare missioni belle toste, lunghe, eccetera, eccetera, e probabilmente anche ad episodi ben più lunghi di questi ultimi che vi ho portato. Questi erano giusto così. Delle, appunto, mini sfide. Si chiamano mini sfide per un motivo, no? Ok, fatemi vedere subito. Due. Una strana maschera, che è la maschera Korogu, dovrebbe essere, esatto, e la prova della spada. Ok. Perfetto. Ho già messo il segnaposto. Sì. Questo qua blu. E blu sia. Andiamo. Purtroppo, questa volta, dico purtroppo, non è sera. Non è notte. Almeno avremmo viaggiato più veloci. E siamo di mattina. È così. Locanda della porta. Dai. Bah, siamo già arrivati. Che ne dite? Sarà qua? Beh, ma cosa ve lo dico a fare? Tanto voi di sicuro lo saprete di già. Allora. Vedo già delle cose. Con calma. Ah, questo è lo scudo. Ok, allora. No. Ora vado anche di là, eh. Fatemi fare un piccolo giretto perlustrativo. Sì, calamità c'è già. Nah, forse non lo alzo perché forse c'è un Korogu, forse, dico, non lo so. Se vi state chiedendo il perché, non lo voglio prendere perché vorrei provare a farci delle guide, anche se non so se ve le porterò mai, però nel dubbio. Allora, eccolo qua il forziere. A meno che non sia qualcos'altro. Maschera di Majora. Un'inquietante maschera proveniente da un'epoca remota. Indossandola è meno probabile essere notati da alcuni nemici. Alcuni nemici in che senso? Alcuni. È stranissima la maschera. Ah.
Non ho giocato a Majora's Mask, se ve lo state chiedendo. Da alcuni nemici. Ok, questi per esempio non gliene frega nulla. Oh, scusate, voglio vedere. Come al solito, maggiori dettagli se me li volete offrire nel box dei commenti qua sotto, mi raccomando. Sono proprio curioso di essere notati, quindi non ci attaccano, tipo. Beh, è utile quando si fa esplorazione, ma poi in combattimento ha poca difesa, direi. Anche qui se si può potenziare non lo so. Ripeto quello che ho già detto altre volte, ancora non ho avuto modo di vedere se gli altri si possono potenziare, che quelli che abbiamo preso durante queste mini sfide. Ma in genere armamenti speciali, armature speciali, non te le fanno potenziare. Però tutto può essere, non lo so. C'erano prima dei goblin qua, no? Li hanno sconfitti? Tacci vostra. E dai, volevo vedere una roba. Ah, forse erano più in qua. Facciamo quest'ultima cosa, abbiate pazienza. E poi se mi attaccano lo stesso, allora non so come funziona. Di essere notati. Ma secondo me se gli finisci proprio vicino ti attaccano lo stesso. Sono questi che mi attaccano, non è lui. Non mi stanno attaccando. Mi attacca. Però non mi aveva attaccato. Forse perché ho tirato fuori la spada, non lo so. Non lo so. Vediamo se ce n'è un altro. Ma perché è pieno di ciuncio? Ma cacchio. Se li attacco, ok. Se li attacco, sì. Vabbè, era ovvio. Ecco perché quell'altro mi ha attaccato. Perché ho colpito il ciuccio lì vicino e quindi si è allarmato. Mettiamolo così. Ma fighissimo, comunque. Visto che spesso i nemici mi danno fastidio quando vado in giro. Bene. Allora, a me questi cimeli che hanno messo a disposizione con il DLC piacciono. Se devo dire giusto il piccolo lato negativo è che non gli hanno dato molto contesto, cioè vai lì, apri il forziere e lo porti via. Magari un qualche filmatino, qualcosina anche di piccolo potevano farla, forse, come per la spada suprema. La spada suprema non era del DLC, però per capirci, qualcosina di più interessante, però già così è bello, dai. Abbiamo raccolto un sacco di cimeli. Ok, ragazzi, allora direi che per questo episodio è tutto. Prossimo, come abbiamo già detto prima, eccola qua. La strana maschera, la maschera Korogu, e poi faremo l'ultima, la prova della spada. Chissà questo dove si trova, stallaggio del bosco. Va bene, comunque vedrò se già farmi un'idea o se è più semplice trovarlo rispetto a queste. Insomma, non bisogna interpretare qualche suggerimento o cosa. Comunque, per questo video è tutto. Mi raccomando, spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Tutti i link utilizzati qui in messaggio li trovate qua sotto nella descrizione. E noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video. Ciao. Alcuni nemici. Ok, questi. Ecco, questi qui attaccano. Va bene, a questo non gliene frega nulla. Maschera o non maschera, ma attaccano. E questo mi ha anche sbudellato quasi. Bastardo maledetto. Fammi equipaggiare, che poi ti metto a posto io, amico. Ero vestito di carta, però. Giustizia è stata fatta. Ciao.